Dopo la sconfitta di Shinnok, Takeda partì col padre alla ricerca dell'assassino della madre, un membro del clan del Dragone Rosso. Con la tecnologia delle forze speciali, Takeda localizzò la base del clan e si infiltrò tra i suoi ranghi camuffando se stesso e il padre Kenshi. Nelle profondità della montagna, Takeda scoprì che il clan teneva prigioniero un vero drago. La creatura svelò il nome dell'assassino con la sua magia, poi trasportò Takeda e Kenshi in una lontana caverna. Là trovarono un uomo dentro una stalagmite. Il drago aveva detto che anche quell'uomo voleva affrontare l'assassino di Suchin. Takeda iniziò a liberarlo.